Buonasera, ben ritrovati in questo nuovo appuntamento sul canale. Oggi siamo tornati qua per andare a parlare di tennis. Oggi faccio un video diverso dal solito. Un video intitolato Le tre ragioni per le quali io personalmente amo il tennis. Innanzitutto iscrivetevi al canale, siamo a 148 iscritti. Ieri è uscito un video non inerente al presente tennistico, ma cioè, in realtà sì, anche inerente al presente tennistico, al passato e presente tennistico, futuro, poco futuro, diciamo, solo un futuro prossimo, non un futuro a lungo termine. Andatevelo a vedere, e gli ultimi tre video sono andati abbastanza bene, tutti e tre, soprattutto uno, quello della vittoria di Novak dopo lo Slam. Ma io, ragazzi, i video che faccio dopo che un giocatore vince lo Slam, soprattutto se è andato al gioco, ci sono sempre andati bene. Me lo sarei potuto anche aspettare, mi aspettavo i 9 like, quindi grazie a tutti per questo immenso supporto. Allora, l'ho già detto, io ho già detto la mia carriera tennistica scarsa, media, mediocre, dite come vi pare. E non ho, io non sono un fenomeno a giocare a tennis, attenzione, se qualcuno vuole sfidarmi e sa giocare a tennis, almeno io intendo per sa giocare a tennis, che sa giocare a tennis, mi massacra. Se invece avete giocato 2 anni, probabilmente vi batto. Vabbè, io pratico tennis da quando avevo 7 anni, 7 anni, quindi da quasi 7 anni ormai. Dal 2016 pratico tennis, quindi sono 6 anni e mezzo, questo è il settimo anno tennistico che sto facendo. E no, la prima volta che io ho giocato a tennis penso sia stata ormai 9 anni fa, 2014, la prima volta che proprio ho preso una racchetta in mano da tennis, ho fatto qualche centro estivo, poi ho fatto la prova finale per iscrivermi a una scuola tennis, al centro estivo di questa scuola tennis, e poi lo stesso anno, nel senso 2016, è stato il 2016 il gioco da tennis là, mi sono divertito. Poi 2016 ho iniziato a frequentare anche la scuola tennis con regolarità. Diciamo che mi alleno 3 volte, diciamo, mi alleno 3 volte a settimana per 1 ora e mezza più 1 ora di preparazione atletica, quindi insomma alla fine sono 8 ore. No, sono 7 ore e mezza di tennis e di attività fisica di questo tipo. Qualcuno si chiedesse, sei forte? No, non sono forte, ragazzi. Ci stanno ragazzi di 14 anni che sono 6 o 7 categorie a parte, sono di me. Io guardate, se potessi tornare indietro, se avessi la bacchetta magica, avrei iniziato a giocare a tennis dal 2014, quando in realtà ho preso per la prima volta una racchetta in mano. Quello stesso anno lì avrei iniziato a giocare. La storia nel modo in cui mi sono innamorato del tennis è lo speciale dei 100 iscritti, quindi andate a recuperare. Non voglio far durare questo video secoli, anzi questo video deve durare meno. E niente, io non ho classifiche varie, insomma mi alleno, sì, inizierò a fare qualche torneo, ma a me piacerebbe diventare un tennista professionale, ma sono troppo indietro per farlo. Dovrei fare un'ascesa di quelle, che dire, non lo so, un'ascesa titanica, un'ascesa di quelle che passi 3 categorie in 6 mesi, penso sia francamente veramente complesso. E se qualcuno volesse avere qualche informazione tecnica, tattica, fisica e mentale del mio gioco, insomma, io sono, non posso dire, non voglio dire termini brutti, però sono onestamente, quando gioco a tennis, mi arrabbio abbastanza facilmente, tecnicamente non faccio schifo, ma io, ragazzi, non ho fisico. E non ho testa, che quella è la cosa più importante. Le volte me ne esco con delle palle corte insensate, insomma, quello è il mio colpo. È colpo clou quando c'è. Proprio io me le invento così. Delle volte escono delle figate, delle volte escono delle gran cagate. Questo è il discorso. Quindi, se qualcuno mi volesse sfidare a tennis e sa giocare a tennis, mi massacra. O almeno sa giocare a tennis. Io non so giocare a tennis, secondo me. Per quello che intendo io saper giocare a tennis, nel senso saper effettuare i colpi, saper, nel senso sapere dove ogni tua palla andrà. Io non gioco alla carlona, per carità, perché comunque sono 7 anni che giochi e un minimo lo sai fare, ma se becco già qualcuno di bravino penso mi massacri, quindi non lo so. Allora, tre ragioni per le quali io amo tennis. Allora, io seguo tennis da 6-7 anni più o meno, stiamo sempre da quando ho iniziato, 6-7 anni, stiamo pressappoco in quei momenti là, e lo seguo, diciamo, negli ultimi 2 anni l'ho seguito con più regolarità, eh. I primi anni lo seguivo pochino, mi piaceva molto più praticarlo che vederlo. E
I motivi per cui io amo il tennis. Allora, tennis è un gioco versatile, è un gioco in cui ci sono tre superfici, è un gioco in cui ci sono tantissime variazioni in termini di condizioni atmosferiche, perché può piovere, se piove non si gioca di solito, può, ci sta il vento, che è la cosa che io odio di più, col vento praticamente diventano delle partite di beach volley, cioè non di beach volley, ma delle partite in spiaggia, quindi c'è il vento, l'umidità, la temperatura. Eccetera, eccetera, eccetera. Il tennis è un gioco. Partiamo da questo posto. Si chiama il gioco del tennis. Tutto qui. Tre motivi per cui io amo il tennis. Allora, partiamo dal presupposto che i motivi specifici sono difficili da individuare, ma il motivo per cui amo il tennis è il fatto che sia uno sport individuale anche. Adesso vi spiego io cosa intendo io per sport individuale. Nel senso che è uno sport nel quale non hai aiuti da altri, è uno dei pochi sport in cui sei tu e basta, cioè sei tu, punto. Sei tu e tutto dipende solo ed esclusivamente da te. E questo a me piace molto. Gli sport di squadra, io ho praticato per 2 anni il calcio, ma non avevo nessuna intenzione di intraprendere nessun tipo di carriera, perché io a calcio sono incapace, ma lasciamo perdere. Guardate, vi dico solo una cosa e voi direte, cioè allora dillo che faccio, nel senso, in 2 anni che ho giocato a calcio non ero titolare perché ero panchina, però comunque c'è stata una partita soprattutto che l'ho giocata tutta contro una squadra veramente notevolmente debole nei nostri confronti, è finita 7-0, regà, non ci crederete mai, ha segnato pure il portiere. Ma io che ero attaccante centrale e prima punta centrale non ho segnato mai, anzi mi sono mangiato 2 gol. Rendiamoci conto. Quindi io in 2 anni ho segnato solo un gol in allenamento, per farvi capire tutto ciò. Quindi io a calcio, raga, non ero bravo. Punto. Però volevo solo un attimo entrare nelle dinamiche del calcio. A tennis già sono un pochino più decente, sono abbastanza bravino, mi piace il tennis, mi piace toccare la racchetta. E vi stavo dicendo che nel tennis io amo il fatto che sia uno sport individuale, che tutto dipende da te e soprattutto che sia uno sport in cui la fortuna conta poco. Cioè, nel calcio un episodio arbitrale può cambiare tutto, al tennis cambia un punto, Ma quante partite nella storia del tennis sono state decise per episodi arbitrali? Me ne viene in mente una. Serena Williams contro Capriate. Adesso ragazzi non ricordo il nome, chiedetemi, perdonatemi. Solo quella che io vado a memoria, quella in 150 anni di tennis, perché il tennis io non so da quando esista, forse 1863, correggetemi se sbaglio, chiedo scusa per l'ignoranza in anticipo, e del tennis mi piace la parte mentale, questo intendo io per singolo, la parte mentale, perché uno sport individuale nel quale infatti non a caso viene chiamato il gioco di scacchi, dello scacchi, The Physics Game of Chess, il gioco di scacchi fisico, nel senso che lo scacchi praticamente muovi delle pedine in un tavolo, nell'attrezzo con il quale giochi a basket. Il tennis invece c'è la racchetta e la pallina, perché nel tennis se un colpo va a diagonale può succedere quello, se un colpo va così, quello, insomma. È uno sport in cui si pensa molto, in cui la parte mentale è molto più importante della parte tecnica. Tu puoi essere un fenomeno a giocare, ma se non hai la parte mentale ad alto livello, sarai un giocatore medio. Tutto qua. Io sono uno che ha la tecnica, oddio, dire che ha la tecnica, ma diciamo che rispetto al mio gruppo tecnicamente penso di essere più bravo, ma che a livello di testa sono un folle. Cioè, fate un po' come Kyrgios. Come Fognini anche, gente di questo tipo, gente che si inventa dei colpi che delle volte, anzi quasi sei, no, oddio, 3 volte su 6, toh, una volta su 2 diventano delle schifezze, una volta su 2 diventano delle magie. Insomma, non sono quel tipo di giocatore, io sarei un esibizionista fenomenale, insomma, andrebbe benissimo. E lo amo perché è uno sport in cui la testa è molto importante, devi decidere tu i colpi. Uno schema, se fare serve e volley, servizio in slice a 3/4 di velocità per farlo entrare, per poi andare a rete, aprirti il campo, servire al corpo, servire alla T, servire di potenza, servire in kick, servire corto, servire profondo, servire centrale, insomma, ci sono tantissime varianti e questa è una cosa che io amo tantissimo. Perché nel tennis questo aiuta assolutamente, non è che questo aiuta, questo
aiuta non so cosa c'entri con questo discorso che vi sto facendo, ma il fatto che il tennis sia, diciamo, il gioco di scacchi fisico è bellissimo perché tu puoi decidere di fare tutto, questa è una cosa che io amo tantissimo. E il tennis è proprio bello per questo, perché c'è l'intelligenza, dietro ogni scambio tu lo programmi, insomma, come dice anche Djokovic, che penso che sotto l'aspetto mentale sia il numero uno di sempre, io ho pochi dubbi su questo, qualcuno direbbe Nadal, ma anche lui è un mostro, ovviamente anche Federer, chi dice di no, cioè, è vero, Federer ha perso due slam, però vabbè. Ha vinto comunque 20 e lui la partita la immagina prima di giocarla, cioè questo è quello che la partita Djokovic la immagina prima di giocarla, lo ha detto lui. E questa è una cosa che io amo del tennis, è una cosa che io amo del tennis, la tattica, tutte queste varianti che ci sono. Passiamo al prossimo. Il prossimo è che ti insegna molte cose, ti insegna a cavartela da solo. Nel tennis non ci sarà mai nessuno che in partita ti aiuterà, punto. E così, ragazzi, nel tennis sei te da solo, sei te da solo. E quindi ti insegna anche lezioni che puoi riportare anche nella vita normale, non solo nel tennis, che devi cavartela da solo. Cioè, se tu fai un errore, la soluzione la devi trovare da sola, da solo. Se tu stai 0-40, cioè, devi trovare tu la soluzione, devi ingegnarti, devi impegnarti tu per ottenere il risultato sperato. E invece e questo discorso, come dico, va anche nella vita reale e ti insegna anche molte lezioni a cavartela da solo. Cioè, infatti io non sono, cioè, a scuola, mo io vi faccio un esempio, a scuola la maestra, quello chiami, non ci sarà sempre la maestra, quindi è fondamentale imparare a cavarsela da solo e ingegnarsi da solo, diventare indipendenti. Questo è fondamentale, presumo, perché se non si può dipendere da qualcuno, devi dipendere da te stesso. Certo, se hai 6 anni, fin quando ovviamente ormai non sei maggiorenne o comunque non hai un lavoro, vabbè, ma lasciamo, questi sono discorsi che non c'entrano niente col tennis. E quindi ti insegna molte cose, ti insegna a cavartela da solo, ripeto. Quindi abbiamo parlato dell'aspetto mentale, dell'aspetto e del come nel tennis ogni cosa sia studiata. Cioè, il tennis tu perdi perché fai degli errori, non per fortuna. Perdi perché fai degli errori, punto. E un po' come a scacchi, perdi perché fai degli errori, è impossibile. Cioè, la cosa bella del tennis, secondo me, è che se vinci è perché sei stato bravo e che se perdi è perché hai fatto degli errori. La fortuna c'entra zero. Ci può stare un nastro fortunato, va bene, però è un punto, eh? Nel senso, se fai schifo a un punto e ne vinci 60, vinci la partita, punto e basta. Pochi dubbi about, ragazzi. Ultimamente sto parlando in tutte le lingue possibili e immaginabili. E questo mi piace assolutamente tantissimo, che ti impara dalle lezioni che nella vita puoi protrarre, puoi mettere anche in un contesto di vita, nel senso che impari a cavartela da solo. Quindi il tennis è bello anche per questo. Il terzo, vabbè, ce ne sarebbero molti, potrei anche dire Big 3, potrei anche dire Federer, che probabilmente Federer merita un posto. E infatti ci mettiamo Roger Federer, questo è un altro dei modi. Però non voglio parlarvi del perché. Ma sai che? No, non ce lo mettiamo Federer, non tanto perché non sia lui, però non sia stata una delle ragioni perché amo tennis, però. Ne voglio mettere un'altra che anche il fair play potrebbe stare qua, insomma, le amicizie che si creano anche un'altra ragione per la quale ovviamente si hanno il tennis, si hanno gli amici con i quali tu fai le partite, ti diverti, insomma, il tennis, ragazzi, ci sta chi dice di no, ma io penso che il tennis sia uno sport difficilissimo perché a tennis, ragazzi, se tu giochi un mese, gli scambi da fondo non li fai. Per scambiare da fondo e per giocare delle partite decenti. Io gioco da 6 anni e mezzo, quasi 7, e le mie partite non fanno schifo, per carità, ma non sono. Ma in realtà io posso dire che giochicchio, non che gioco, almeno per quello che intendo io. E che se giochi un anno a tennis,
È poco un anno, è veramente poco. Almeno secondo me servono 2, 3 anni. 3 anni per. Poi io inizio da 6, a 7 anni. Se tu inizi a 15, magari già fisicamente col braccio stai un po' più avanti, col polso anzi. Perché il braccio, ragazzi, nel tennis conta zero il braccio, per tutto il polso. Il braccio, sì, no, conta veramente poco. E quindi possiamo dire. Anche stiamo parlando di abbiamo parlato di forza mentale e del fatto di come il tennis sia la versione fisica degli scacchi. Io parlo anche dell'adattarsi. Questo è il terzo motivo per cui amo il tennis, per cui mi piace così tanto. Io, ragazzi, sono appassionato e ossessionato dal tennis. Quindi io non è ovviamente che lo sono, perché io penso che quando tu inizi ad amare questo sport, poi non lo molli più. E l'adattarsi alle situazioni, bisogna imparare che non sono le cose, le situazioni che si devono adattare a te, ma sei tu che ti devi adattare a loro. Ed è questo un altro fattore che può essere riproposto e traslato alla vita reale. Tu a tennis devi imparare ad adattarti alle situazioni, perché se no non vai da nessuna parte. Come vi ho detto, devi saper giocare con l'umidità, col clima secco, con 40 gradi, con 10 gradi, con 3 gradi e con 36 gradi. Devi imparare a giocare in tutti i modi, su tre superfici diverse, anche quattro, cioè perché comunque su tre superfici diverse, che un tempo erano quattro, perché ci stava anche il tappeto, su tre superfici diverse, le quali sono il cemento, la terra battuta e l'erba. E io ho giocato su tutte e tre, principalmente sull'erba sintetica, non è vera erba, e ho giocato anche su terra, sul cemento un po' meno. Devi imparare ad adattarti alle condizioni, perché se tu ti fai sovrastare dalle condizioni che si adattano a te, sei bello che fritto. La partita è bella che è finita, stringi la mano all'avversario e gli dici bravo, ho perso. O a meno che pure lui non sia stato sufficientemente svelto e bravo ad adattarsi alle condizioni, allora è un 50-50. Comunque nel tennis è fondamentale adattarsi alle condizioni. Cioè, se io sono un. Ci sta una giornata anche quando non ti vanno i colpi, devi saperti adattare, devi saper pensare alle cose che stai facendo bene ed essere concentrato, non perdere la concentrazione. Questi sono tre dei principali elementi, ma qua abbiamo parlato un po' di tutto, dei motivi per cui amo tennis. Quindi, allora, se qualcuno fosse interessato nel avere qualche video in cui io gioco a tennis, io lo sconsiglio, perché io secondo me sono mediocre a giocare, da, non voglio esagerare, perché però comunque non è che vedrete Federer, però in futuro potrebbe anche uscire. Ma concludiamo qua questo video che è durato quasi 20 minuti, io non riesco a non parlare poco. Arrivederci, ciao a tutti, iscrivetevi perché dobbiamo arrivare a 200 prima di Pasqua, supportate a bomba sto video, da me è tutto.